two, three, four. Can I have a little more? Five, six, seven, eight, nine, ten. I love you. Bum, 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 bum. Sail the ship. Bum, bum, bum. Chop the tree. Bum, bum, bum. Skip the rope. Bum, bum, bum. Look at me. Crescere è cool. Nuova Fiat 500L. Da 14.900 euro con clima ESC. Fatto di circa 220 metri quadrati, adibito a ristorante, in parte realizzato abusivamente su un'area di proprietà del comune di Alliste, è finito sotto sequestro. L'operazione è stata effettuata dai finanzieri del reparto navale di Gallipoli, i quali hanno constatato la realizzazione di opere edilizie eseguite in ampliamento e in difformità su un'area pubblica soggetta anche a vincolo paesaggistico ed ambientale. L'ampliamento del locale, tra l'altro situato a pochi metri dal mare, è stato realizzato con nuove strutture in muratura e pavimentazioni in prossimità del confine marittimo e della linea demaniale. Per le diverse irregolarità riscontrate, i finanzieri hanno segnalato due persone all'autorità giudiziaria. Ricorre oggi la giornata europea dedicata alla sicurezza informatica. I 90 paesi della comunità europea e le forze di polizia impegnate in questo settore hanno organizzato incontri nelle scuole per affrontare il tema della navigazione sicura su internet. L'istituto scelto nella provincia di Lecce è la scuola media Scanio Grandi, cui studenti delle terze classi hanno assistito questa mattina ad una conferenza tenuta dagli investigatori del web. Obiettivo è quello di insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative della rete, acquisendo consapevolezza dei pericoli che essa comporta. A rimetterci, si sa, sono sempre loro i cittadini. A svuotare le loro tasche, oltre all'IMU, contribuisce anche il pagamento dell'RC Auto, voluto dall'amministrazione di Palazzo dei Celestini, secondo la quale è necessario per ricoprire il buco di bilancio di circa 7 milioni di euro ereditato dalla vecchia gestione provinciale. Questo al centro della conferenza stampa convocata questa mattina dal gruppo consigliare del PD, al fine di denunciare la politica fiscale attuata dal centrodestra a discapito dei cittadini. Una tassazione, quella dell'RC Auto, che secondo i consiglieri durante il rampino è troppo elevata ed impoverisce ancora di più i leccesi in un periodo già di per sé molto complicato. Dopo la convincente vittoria di domenica scorsa contro il Treviso, capitan Giacomazzi e compagni si daranno appuntamento questo pomeriggio al Via del Mare per iniziare la preparazione in vista della Tritium. Non sarà presente oggi il numero 1 Max Benassi, che ha riportato l'infrazione della decima costola dell'emitorace destro, che lo terrà lontano dal terreno di gioco per alcune settimane. Saranno da valutare altresì le condizioni di Zappacosta, Diniz e Ferrario, che la settimana passata hanno svolto solo differenziato. Per il resto Mister Toma dovrebbe avere tutti gli uomini a disposizione. La provincia di Lecce comunica che dal 10 settembre parte la campagna di dichiarazione aperta degli impianti termici. E ora che faccio? Chiamo il mio tecnico. Ha sentito la radio, vero? Non so che fare. Non si preoccupi, penso io a tutto. La dichiarazione della verifica fatta precedentemente la presento io stesso. Il manutentore apporrà un bollino verde, arancione o rosso sulla dichiarazione e la trasmetterà online. O la consegnerà presso gli uffici di Nuova Salento Energia, zona industriale di Lecce, Polizia Provinciale.